ci chiami direttamente dall'America per presentarci il tuo nuovo libro, La Controra. Esatto, da Filadelfica. Ecco, noi siamo 4:30 del mattino. Ma wow. Ti sei svegliato così presto solo per noi? Sì, certo. Che onore. Davvero, siamo molto molto onorati. E quindi iniziamo subito. Perché hai scelto questo titolo? Cosa rappresenta per te La Controra? Allora, La Controra per me ha sempre rappresentato quel momento, diciamo, di evasione, dove in realtà dietro, diciamo, l'obbligo, tra virgolette, di restare in casa, comunque di rimanere, diciamo, a riposare, o comunque, insomma, di avere poche interazioni con gli altri, però c'era la possibilità per me di evadere, quindi di immaginare anche, diciamo, attività diverse da quelle che facevo, cioè ad esempio studiare all'università ingegneria, e quindi è proprio in quelle controre che io ho sviluppato questa passione per la storia, per lo scrivere, che, diciamo, piuttosto diverse dagli studi che facevo. E anche perché in realtà per me ha sempre immaginato quel momento proprio universitario, quando passavo, diciamo, da un po' più una vita controllata della scuola a poi la vita futura degli obblighi, come dire, della vita adulta, c'era una controlla, come dire, eterna, insomma, più lunga, dove in realtà vivevo giorni, diciamo, di maggiore, diciamo, capacità di evasione, o comunque di possibilità di riflessione per sviluppare la mia personalità, che è quello che poi faranno i personaggi protagonisti del romanzo. Ecco, quindi a proposito di questo, a proposito di questo, se ci puoi parlare un po' del libro, della trama, ovviamente senza spoiler. Esatto, allora, senz'altro, vabbè, è un romanzo storico, però è un romanzo di formazione, quindi si svolge in un contesto storico che è quello di fine 800, ha come eventi cardine la scoperta delle carte napoletane dei Leopardi, fatte a Portici, da parte del mio tritavolo, che era il notaio Portici, e questo è un fatto vero da cui parto, e si conclude con la morte in esilio del re di Napoli dopo 5 anni. Tra questi due eventi, diciamo, storici, reali, si svolge questo romanzo, diciamo, mistero, ma di formazione, in cui dei ragazzi di 20 anni scoprono, come dire, un mistero dietro la morte, dietro le carte napoletane dei Leopardi, dietro altre carte che si trovano in questa grande casa di Portici. Però attraverso la risoluzione di questo mistero, in realtà, io voglio raccontare la storia di questi giovani ventenni che vivono la loro controra della vita e lentamente, diciamo, evolvono e si formano e sviluppano le loro personalità, come dire, lottando con i fantasmi delle loro vite. Quindi chi è passato, chi è futuro, chi è presente. Ecco, noi sappiamo che non ti fermi mai, infatti dall'Italia sei passato poi all'America, e quindi quali sono i tuoi progetti futuri? Ci sono degli altri libri all'orizzonte? Allora, io sto già iniziando a pensare un altro romanzo. A me piace sempre molto, sempre piaciuta molto la storia, quindi mi piace sfruttare questa mia, diciamo, passione per la storia per dare un'ambientazione al romanzo. Ho varie idee, alcune sono state anche suggerite durante la promozione di questo romanzo, perché sono stato avvicinato da tante persone che magari vogliono raccontare comunque alcuni eventi del loro passato e anche magari, cioè, cercavano in me il canale. E quindi in realtà ho già qualche idea, però è sempre, diciamo, sarà sempre il credo di ambientazione storica. Ecco, a te piace tanto la storia, no? Scusami, ma sì, quanto la tua laurea in ingegneria poi aerospaziale ti ha aiutato in questo? C'è un collegamento o è solo una passione che poi hai sviluppato? Allora, secondo me il collegamento, a parte l'aerospaziale, ma è nell'ingegneria e nell'approccio metodico e sistematico con cui ho sempre cercato di affrontare la storia, quindi cercando di ordinare tutti gli eventi secondo delle mie logiche e anche attraverso, diciamo, le ricerche che ho fatto, perché dietro a questo, oltre alla storia dei grandi, per usare le parole, diciamo, antoniane, c'è lo studio della storia dei piccoli, quindi sono ricerche nelle anagrafi, negli archivi notarili, che ho fatto e che ho condotto in un modo, credo, un po' ingegneristico, quindi un po', diciamo, strutturato, con cui poi ho anche cercato di creare, diciamo, il plot della storia, del romanzo. Quindi un po' un connubio tra l'analiticità dell'ingegneria con la globalità invece della storia. Esatto, sì, benissimo. Sicuramente sì. Benissimo, allora noi ti ringraziamo tanto e siamo appunto onorati che alle 4 del mattino... Un applauso dalla regia! Grazie. Grazie, per parlare con noi, ci ha fatto tantissimo piacere, noi ti auguriamo...